Ascolta questo consiglio. Cerca di avere un rapporto personale con Dio. Cerca di recuperare la sua parola. Cerca di ricordarti che il Signore Gesù, come c'è scritto qui dietro di me, è la via, la verità e la vita. Lascia stare un attimo la lista lavoro dell'8 febbraio, per un minuto lasciala stare, perché tra un minuto ce l'avrai se Dio vuole. Ecco qua sono arrivate varie persone, grazie a Dio, a prendere la lista lavoro, ma noi vogliamo non soltanto dare la lista lavoro, ma anche informarli su tutto ciò che serve. È stato letto qua della lettura che è dal Vangelo secondo Matteo, che i re magi, dopo averlo adorato, c'è stata la fuga in Egitto e l'angelo del Signore in svariate occasioni ha informato Giuseppe: alzati, vai, non andare qua, non andare là, e si è fermato a Nazareth in Galilea, no? Affinché si adempissero le profezie. Vediamo la profezia di Osea capitolo 11, profezia di Geremia, la profezia diciamo di altri profeti, varie interpretazioni, varie cose che sono successe. E allora vediamo se adesso qualcuno tra queste persone ha qualche domanda da fare, alzi la mano. Ecco.